Dopo ben 4 ore e mezzo di viaggio con il treno per raggiungere la bellissima città di Milano, appena sceso iniziano le mie famose vacanze lombarde, riassunte in davvero tantissimo freddo e un bel giretto nella fantastica città di Lodi. Ok ragazzi, stasera ho il mio Flixbus e il viaggio durerà 12 ore. Andiamo, go! Il mio Flixbus partirà a Milano verso le mezzanotte, quindi ci dirigiamo proprio là. Però prima di prendere il bus, farò un salto al Duomo. E poi riparto. Porta Garibaldi. Continua su via Mon. Sì, è nostro Catania, Milano, Firenze, sì, Firenze, Roma, Napoli. Non si può. Allora ragazzi, questo video era più che altro una valutazione del viaggio su Flixbus. Innanzitutto ho scelto Flixbus perché a differenza del treno mi risparmiava 30 euro, quindi ho scelto quello più economico. Però alla fine del viaggio devo dire veramente che ho fatto una pessima scelta, ma vi dico subito il perché. Innanzitutto sul Flixbus mi era stato garantito che ci stava un wifi. Come avete visto dal video non ci stava proprio. E la seconda, diciamo, esperienza negativa è più per fatti personali miei, perché il viaggio è durato 12 ore, quindi a me viene lo stress stare seduto su un sedile per 12 ore, quindi è più per parere personale la seconda parte negativa. Per il resto devo dire che è meglio che aggiungevo quei 30 euro e me ne tornavo con Italo. Scusate se il video è venuto un po' alla cazzo, però non pensavo manco di pubblicarlo, però mi è venuta l'idea appunto di pubblicarlo per sto fatto che siamo tutti in quarantena, quindi non posso uscire fuori casa a fare video in generale, come ad esempio i vlog. Questo video che avevo già registrato in precedenza a Milano, l'ho deciso di pubblicare. Bene ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Bye.